Allora, partiamo da un concetto. Io non seguo molto le console war perché, come molte persone, ho deciso di dedicarmi al gaming su PC. Ma per ora non soffermiamoci sul concetto PC versus console, altrimenti non ne usciamo più. Poi ci torneremo. Ed infatti, quando qualche anno fa cominciarono ad arrivare i primi rumor sulla nuova generazione di console, sinceramente non mi facevano né caldo né freddo perché non c'era nulla nelle offerte delle varie case videoludiche che mi interessasse. Ed infatti, quando poi uscirono PS4 ed Xbox One, solo successivamente alla Wii U, solo quest'ultima riuscì a suscitarmi un po' di interesse. Ma perché proprio la Wii U? Di certo non era la console perfetta e i suoi difetti esattamente come le altre due. Ad esempio, la Wii U è quasi una generazione indietro rispetto a Xbox One e PS4, è più facile paragonarla a PlayStation 3 e Xbox 360. Il controllo inoltre spaventa un sacco perché sembra davvero grande e pesante, quindi diventa faticoso giocarci. E poi il prezzo era esorbitante, cioè per avere la versione almeno decente di Wii U con 32 giga dentro dovevi pagare 350 euro. Eppure sulla mia mensola non c'è né una Xbox né una PlayStation 4, c'è una Wii U. Perché? Perché seppur considerando tutti questi difetti, la Wii U è la console che più coincide con le mie necessità di PC gamer, ma questa frase è interpretabile, lasciatemi spiegare, non fraintendete. Analizziamo nel dettaglio cosa possono fare le altre due console di nuova generazione. Con la nuova PlayStation 4 giochi con un joypad, puoi riprodurre alcuni dei tuoi file multimediali, puoi registrare le tue partite, puoi usare i comandi vocali per gestire la console ed il nuovo controller ha un touchpad per navigare meglio. Con Xbox One invece giochi con un joypad, puoi riprodurre i tuoi file multimediali, puoi salvare le registrazioni delle tue partite, puoi usare i comandi vocali per gestire la console, puoi usare programmi come Skype per comunicare con i tuoi amici e puoi effettuare più operazioni contemporaneamente. Inoltre, nessuna delle due console è retrocompatibile con quelle di precedente generazione, ovvero Xbox 360 e PlayStation 3. Ora, sicuramente ne avrò dimenticata qualcuna, ma fateci caso, nessuna delle operazioni che ho elencato in questa lista non è eseguibile con un PC. Quindi viene logico da pensare, chiunque ha la possibilità di utilizzare un PC da gaming, difficilmente comprerà una di queste due console, anche considerando le esclusive, perché due o tre esclusive non ti valgono un acquisto da 400 euro. Rimane quindi la Wii U, che come abbiamo visto è molto espansa sotto i concorrenti sotto diversi punti di vista. Ma, a differenza loro, la Wii U mi permette di fare operazioni che il PC non mi permetterebbe di fare, ed è proprio il fottuto pedone che mi permette di fare ciò. Perché operazioni come questa, o questa, col mio PC o con le altre mie console, queste operazioni non posso farle. È un po' come se qualcuno alla Nintendo avesse pensato, non possiamo prendere quella parte di pubblico interessata all'hardware, perché se le sono prese PlayStation 4 e Xbox One. Quindi recuperiamo quella parte di pubblico che ha già una macchina hardware abbastanza potente, come lo è il PC, dandogli delle meccaniche che non potrebbe raggiungere con quest'ultima. È una cosa che Nintendo ha fatto spesso nel corso della sua storia. Per la maggior parte ci sono console fisse, la Nintendo fa uscire il Game Boy. Per la maggior parte ci sono console che si basano sul sistema del gamepad, la Nintendo fa uscire la Wii, che poi sia una console discutibile è un altro discorso. Ed è quello che è successo anche adesso, mentre tutte le console hanno cercato di dare più un impatto grafico con hardware sempre più potenti, la Nintendo ha continuato su questa loro strada di voler dare nuove funzioni al giocatore. Quindi, a parer mio, in questo momento storico in cui le esclusive non valgono assolutamente un acquisto da 400 euro sia per Xbox One che per PlayStation 4, credo che la Wii U sia veramente l'unica console che meriti di essere acquistata da un PC gamer. O no? Credi che abbia detto solo cazzate in questo video, o forse la pensi differentemente da me? Fammelo sapere con un commento qui sotto, chissà che non si rimane una discussione interessante. Ah, invece cliccando qui puoi iscriverti al canale, cliccando qui vai e puoi andare al mio vecchio video in cui parlo dei Pokémon. Sì, si è creata una bella discussione anche lì, qui potete ancora partecipare nei commenti. Ma non parlate più di Pokémon, beh, è brutto Pokémon. Detto questo, buon nerding a tutti, io sono Daker e ci vediamo in un prossimo video.